Non scontato questo appoggio totale da parte del pubblico alla Roma dopo le difficoltà del periodo di gennaio, oppure secondo te ci sta? Beh, devo dire che la Roma si era ripresa bene con le 3 vittorie consecutive, con sulle ali appunto della giovinezza, della spavalderia, dell'intraprendenza di Under, che ha preso per mano la propria squadra e l'ha tirata fuori proprio dalle sabbie mobili e l'ha rimessa in carreggiata. Poi c'è stato appunto lo stop, la sconfitta di Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk, però ecco, una partita dai due volti, il primo tempo una grande Roma, nel secondo no, e staremo a vedere se il cambio di modulo ci sarà o meno. Io ho qualche dubbio che Di Francesco quest'oggi contro il Milan riproponga il 4-2-3-1 con Nainggolan alto. Sì, abbiamo visto anche due abbracci significativi, uno tra gli argentini Perotti e Bigli, e poi uno veramente spontaneo, bello e caloroso tra i due turchi Çalhanoğlu e Under, il cui momento d'oro è anche legato, stando pure alle sue parole anche in un'intervista recente al Guardian, al fatto che si sia ambientato meglio anche dal punto di vista della lingua. Gira ancora con un traduttore che lo segue, però all'inizio dice: ero veramente spaesato, e anche quando Totti mi è venuto incontro la squadra non era a Roma quando io sono arrivato, ma era in tournée. È stato per me un momento incredibile, ma in quel momento non capii proprio quello che lui mi aveva detto. Dopo l'ho rivisto e mi ha confermato che ha grande stima di me, e questo è stato di grande aiuto anche per dare ulteriore fiducia a Under, che veramente in questo momento è uno dei migliori giocatori del campionato, uno dei migliori giovani d'Europa. Le squadre stanno entrando sul prato dell'Olimpico, super spot, e tra poco inizia, dopo l'abbraccio anche tra Di Francesco e Gattuso, Roma-Milan. Possiamo attraversare continenti e fusi orari con un semplice tocco sullo schermo. Il momento in cui un risultato cambia è il momento in cui lo vediamo. Noi siamo membri del più grande gruppo di scommesse sportive online al mondo. Noi siamo membri di Bet365. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Cosa rende la nuova Skoda Octavia ancora più speciale? Marco! Non soltanto il senso di sicurezza, ma tutta la tecnologia semplicemente da provare. Nuova Skoda Octavia a metano, da 18.900 euro. Skoda, simply clever. Amici appassionati di grande calcio, un caloroso saluto da Massimo Callegari e Aldo Serena. La settimana europea ha lasciato sensazioni opposte a Roma e Milan. I giallorossi devono cancellare le cicatrici del secondo tempo di Kharkiv. La qualificazione è però ancora, la portata è apertissima. Il Milan cavalca l'entusiasmo della qualificazione agli ottavi e anche della sfida di grande fascino con l'Arsenal, che riporta un po' di profumo di Champions a Milanello, anche se la vera grande impresa sarebbe tornare in Champions direttamente dal campionato. Certo, l'Europa League rimane un'opzione pure complicata, ma è lì a disposizione in caso di vittoria finale. Il percorso è lungo, lo è anche quello di questa fase finale di campionato, che parte da questa partita alla vigilia di due gare importantissime per entrambe: il derby per il Milan e la trasferta di Napoli per la Roma. Dirige Paolo Silvio Mazzoleni alla sua 183esima in Serie A, 12esima in stagione, una sola espulsione, 4 rigori di cui 2 in Juventus-Lazio, reduce da un Napoli-Bologna tra le altre in cui alcune decisioni non sono state totalmente condivise. Il Milan è la squadra con più espulsioni in questo campionato, ben 6. C'è curiosità, Aldo Serena, di capire come verrà impostata la partita. Hai accennato allo schieramento di Di Francesco. Dal punto di vista dell'atteggiamento, ti aspetti un Milan subito aggressivo oppure di attesa e studio iniziale? Ma io penso che il Milan cercherà di fare la partita, cercherà di essere quadrata e compatta come lo è stata in questa, fino ad ora in questo 2018, cercando di sfruttare gli esterni, dove anche la Roma ha sofferto molto in Ucraina, lasciando grande libertà sul settore di destra, perché Under, grande prestazione nella fase offensiva, ecco, nella fase di non possesso non ha dato un grande aiuto a Florenzi. La carica di Rino Gattuso, il suo Milan imbattuto da 11 partite complessive, 7 di campionato, non ha subito reti in 3 di queste in campionato, e
La svolta è arrivata proprio nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Qui Alisson con De Gea e Ter Stegen, senza alcun dubbio il miglior portiere d'Europa in questa stagione. È iniziata Roma-Milan. Non riesce a controllare Kolarov, fallo laterale per il Milan in completo bianco davanti alla panchina di Gattuso, che torna da allenatore per la prima volta nello stadio in cui ha vinto l'ultimo scudetto con la maglia del Milan nel 2011. Subito il taglio interno di Under, che allarga per Perotti. Sul fronte opposto c'è Pellegrini, il cross a cercare Scicca, deviato. L'ex romagnoli ha allontanato Çalhanoğlu nella zona di Manolas, aggredito da Cutrone che lo disturba e riesce a recuperare palla, a guadagnare il calcio di punizione. Inizio subito di grande intensità. Esatto, subito il vericentro alto, la Roma, pressione alta, rubar palla, ripartire, però poi si è scoperta, devo dire che Cutrone qui lavora come al solito, sempre grande combattente il ventenne attaccante rossonero. Calcio di punizione affidato a Çalhanoğlu, si avvicina anche Suso oltre a Biglia. Sono saliti anche Bonucci e Romagnoli, oltre a Chessy. Resta alta sulla lunetta dell'area di rigore la difesa della Roma. Suso allarga per il cross di Bonaventura a cercare Cutrone, in copertura c'è l'altro centravanti Schick. Calabria su Perotti, Cutrone in zona cross, ha fatto di meglio in Europa League servendo l'assist decisivo dall'altra parte a Borin. Sì, qui un po' ciabatta nel mezzo e la palla era alta e quindi è andato di controbalzo, poteva anche stoppare il pallone e cercare di mettere nel mezzo un pallone più dosato verso i propri compagni. Pressione alta anche da parte dei rossoneri, che appunto rubano il pallone. Sì, con Cutrone, poi la chiusura di Fazio su Çalhanoğlu, ma ancora il Milan lì a disturbare l'inizio di azione della Roma, che esce con Schick che aggira Romagnoli, raddoppia Piglia, che è un altro giocatore sia rispetto a quello che debuttò qui in campionato da titolare contro la Lazio a inizio torneo, venendo disintegrato dal centrocampo avversario, ma anche rispetto a quello che ha iniziato nella gestione di Gattuso, con grandi difficoltà sul piano fisico. Sono usciti i due interni di centrocampo a cercare di pressare alto Nainggolan su Bonucci ed è rimasto da solo Bonaventura nel mezzo. È una pressione alta quella del Roma, non fatta per ora in queste prime battute in maniera omogenea, coesa. Qui il retropassaggio di Calabria è stato toccato da Nainggolan e dunque rimessa dal fondo per il Milan. In panchina tra gli altri anche Kalinic e Locatelli. Nainggolan che ha segnato l'anno scorso a Donnarumma, che oggi compie 19 anni, auguri, ha un grandissimo talento, e anche all'andata creò i presupposti con il suo tiro dalla distanza per il gol del 2-0 di Florenzi dopo quello di Dzeko. Ecco la posizione che sì, non era marcato né da Nainggolan né da Strootman. La Roma nel mezzo, alzandosi appunto con i due interni, Pellegrini e Nainggolan, che cercano di andare a pressare il portatore di palla e soprattutto i centrali difensivi rossoneri, e si scopre enormemente. La copertura di Bruno Perez, che anticipa anche Manolas su Cutrone, poi Fazio con calma la gestisce Strootman. Perotti. Sì, non ci sono le coppie ben definite nel mezzo e quindi per la Roma in queste prime battute non è stato semplice. Scambia Strootman con i due centrali, ora Fazio. Kolarov. All'indietro passa di nuovo da Fazio e Manolas, i tre confermati dopo Kharkiv in difesa, Bruno Perez al posto di Florenzi. Largo Manolas proprio per Bruno Perez, che va sull'interno atteso da Çalhanoğlu. Il tocco per Nainggolan, la alza Under, esce di testa per un attimo Romagnoli. Ancora Under, va alla conclusione improvvisa, come dice Di Francesco, nasconde fino all'ultimo il tiro e lo scarica sul primo palo Donnarumma in calcio d'angolo. Sì, a leve corte e si coordina in una frazione di secondo. Qui pallone fra le gambe di Çalhanoğlu, ha messo un po' in difficoltà Donnarumma.
Primo flash della panchina del Milan con Francesca, benvenuti a te. Si sta chiedendo Gattuso a che sì di metterci più coraggio, perché la Roma fa fatica a coprire gli spazi in larghezza dalla parte di Perotti e Kolarov. Ecco Perotti che va alla conclusione sul colpo di testa di Strootman e si coordina abbastanza bene ma non trova la precisione. Qui Francesco Dotti, prima un dialogo veramente bello, spontaneo, aperto anche con Ciro Ferrara, suo ex compagno in nazionale da giocatore, anche poi quando Ciro è stato nello staff di Marcello Lippi ai mondiali 2006. Copre tutte le opzioni di inizio azione del Milan, la Roma si libera, Calabria lo trova con precisione, Donnarumma, che sì, la chiama al centro Cutrone, il cross è lunghissimo anche per Alisson, arriva Çalhanoğlu che costringe Bruno Perez in calcio d'angolo. E si era proposto molto bene in profondità Calabria, ma il pallone non gli è arrivato. Tornano avanti i due centrali oltre a Kessi sul corner affidato a Çalhanoğlu. In area anche Bonaventura che va a disturbare Alisson sul secondo palo, Cutrone, ecco Çalhanoğlu, ottima traiettoria però un po' breve, respinta su Rodriguez, Bonaventura in fuori gioco. Segnalazione che è arrivata immediata da parte del primo assistente Peretti. Sì, si sono alzati abbastanza celermente i giocatori di Roma, però c'era in ritardo. E beh, Bonaventura era in posizione regolare. Regolarissima. C'erano due giocatori della Roma che lo stavano mantenendo, soprattutto un giocatore si era attardato e aveva mantenuto in gioco Bonaventura. Qui l'assistente dell'arbitro Mazzoleni non ha visto bene. No, peraltro questo è un aspetto che è stato un po' modificato rispetto all'inizio del campionato. Con le prime indicazioni del VAR l'hanno chiesto anche i giocatori e allenatori per evitare scontri inutili e situazioni appunto evitabili. Prima si segnalava il fuorigioco solo a fine azione, ma qui sarebbe stato meglio. Cross arretrato, ottima sponda, Nainggolan respinto. Ha scambiato ancora con Strootman, poi allargato su Bruno Perez. Atteso da Çalhanoğlu, aiuta in fase difensiva anche Bonaventura. Cutrone temporeggia su Strootman, ancora Bruno Perez. E si lavora bene con la catena di sinistra il Milan, con Bonaventura sempre in copertura di Çalhanoğlu e appunto Rodriguez che ha di fronte Under che ha un passo nettamente diverso dal suo, aveva sofferto molto contro Lazzari a Ferrara con la spalla 15 giorni fa. Ecco Rodriguez che chiude proprio su Under, trova Çalhanoğlu, Bonaventura, pressa la Roma con quattro uomini in zona palla, ma esce il Milan anche con un rimpallo e poi con la serenità di Piglia per Bonucci. Calabria, palla attesa, troppo lunga. Sì, non è partito con decisione Calabria, era giusto a mio avviso dar palla proprio sulla linea di corsa perché Perotti era in ritardo e quindi Bonucci voleva accelerare l'azione sul settore di destra, Calabria non ha inteso questo. Günder viene incontro, crea lo spazio per l'inserimento di Pellegrini, quindi Fazio, Kolarov, Nainggolan nello spazio, palla troppo lunga. E si è inserito molto bene Nainggolan, Biglia non ha la dinamicità per andare a correre a fianco fianco con Nainggolan, Bonucci era anche leggermente distante, Kolarov non è riuscito a trovare però il suo compagno. Donnarumma riparte sempre palla a terra dai difensori, scambia con Romagnoli, poi cerca ancora con grande precisione, ha lavorato moltissimo anche a livello giovanile sulla tecnica con i piedi Donnarumma, trova Rodriguez, poi sbaglia però un tocco facile, Bonaventura mette in difficoltà Piglia, in controtempo la recupera la Roma con Perotti che punta la porta, va al sinistro, è piazzato bene, la tiene facile Donnarumma, ma il Milan rischia. Esatto, rischiato nel proprio metà campo con una leggerezza, Perotti però non ha sfruttato quell'errore di Rossoneri, ha calciato in malo modo, in maniera lenta, prevedibile, e poi proprio sulla figura di Donnarumma, che è un giocatore, che è un portiere, che ha una fisicità notevole. Bonucci rischia ancora su Perotti. Poi va in profondità, trova con precisione l'inserimento di Bonaventura in posizione regolare, prepara il destro, tocca corto per Suso, palla troppo forte, arriva Nainggolan, lo anticipa Suso che si ancora per l'ex Liverpool. Calabria si muove nello spazio, che si
seguito da Strootman, cross con il sinistro di Calabria, c'è Alisson. Era ben posizionato Buonaventura, ma non ha tagliato sul primo palo, sempre sul secondo Cutrone a fare, non è arrivata a destinazione, ma Calabria spinge molto, bravo anche con il sinistro, Corsani nel mezzo, due assist i suoi per Buonaventura nelle ultime partite, il giocatore che spinge molto e sul quale conta tantissimo Gattuso, che qui secondo me qualche capello bianco in più gli è arrivato, perché ha rischiato tantissimo Bonucci. E forse il richiamo era anche per lui, però come hai anticipato Aldo, il Milan ha iniziato con aggressività cercando di giocare la partita ed è un match per questo subito molto aperto. Beh, le capacità per farlo, hai due centrali difensivi che possono iniziare l'azione con i piedi buoni, Biglia che è un altro giocatore che nel mezzo ha ritmi buoni, qui sbaglia però Kolarov, al centro la chiama Schick, arriva anche Under, Kolarov va addirittura alla conclusione. Sì, qui forse si era sbilanciato in avanti, a un certo punto ha calciato nel mezzo, è vero che Bonucci aveva chiuso bene, non c'era la possibilità di servire Schick nel mezzo, ma Under sì, che era più arretrato e forse anche chiamato palla il turco, perché poi si sono parlati i due. Sì, scelta abbastanza incomprensibile per Kolarov, che rimane uno dei migliori assist men della Roma e del campionato in generale con 4 passaggi vincenti, qui però ha cercato una soluzione improbabile. E il primo flash anche dalla panchina della Roma con Marco Cherubini. Marco. Sì, per raccontarvi che il quarto uomo guida ha dovuto un po' calmare gli animi su quel lancio in profondità di Buonaventura, sia De Rossi sia Florenzi chiedevano il fuorigioco. Di Francesco applausi a Kolarov, però insomma vuole maggiore concentrazione da parte della squadra perché vede una Roma un po' molle. Kolarov qui ha scambiato con Alisson, ha trovato Perotti che gliela restituisce, quindi Schick esce bene dal pressing avversario, la Roma palla a terra, due tocchi, Nainggolan la chiama in profondità, Schick visto ma non servito, errore clamoroso quello di Nainggolan, doveva con il sinistro dal palla Schick che aveva attaccato appunto la profondità alle spalle di Romagnoli. Ancora Nainggolan, altro passaggio intercettato dopo la copertura di Çalhanoğlu e fallo di Kessié su Nainggolan, punizione per la Roma. Non è riuscito Nainggolan nell'azione precedente a vedere il momento di Schick, qui ferma un po' Kessié che non accorgendosi che dietro di lui c'è, qui però lo calpesta un po' Kessié. Sì, intervento molto vigoroso e poi Nainggolan a terra probabilmente proprio perché è stato colpito in caduta dal centrocampista ex Atalanta, qui provano a chiedersi un po' Schick e Pellegrini dopo questo avvio appunto aggressivo, intenso, anche con diversi errori in fase di impostazione. È vero, perché le squadre cercano di superarsi appunto con una buona intensità, non sempre però, ecco, devo dire che è più ordinata la squadra rossonera nella pressione, perché rimane anche con il baricentro più basso, mentre la Roma cerca sempre di pressare molto alto, ma non sempre, ecco, sono sincronizzati i giocatori nei movimenti. Avete visto il vice Riccio a colloquio con Rino Gattuso, e Nainggolan ancora a terra per il colpo subito prima, probabilmente anche una ferita che va suturata per evitare altri problemi. Ecco qua il primo contatto con Kessié e poi la caduta. Poi col ginocchio va sulla schiena di Nainggolan, qui che si è rischiato. Sì, la mia sensazione è che lui abbia avuto il primo impulso di protestare con l'arbitro, ma si è completamente dimenticato di Nainggolan, non è un dettaglio insomma. Lo ha colpito sì al labbro, deve uscire Nainggolan, si riprenderà con questo calcio di punizione in favore della Roma che in campionato arriva da 3 vittorie consecutive dopo una serie di 6 gare senza successi. Manolas, largo per Bruno Perez, ancora fuori Nainggolan. Fazio. Kolarov, ecco lì Nainggolan, lo vedete in basso a destra ancora alle prese con la ferita al labbro, ora credo possa rientrare. Eccolo qua, pronto l'ingresso e il ritorno in campo Nainggolan, con rimessa dal fondo per il Milan.
All'indietro Riccardo Rodriguez, Romagnoli, di nuovo Donnarumma, aggredito, dribbling su Schick. Rodriguez, Cutrone, incontro, sponda, Bonucci, Calabria. È molto bravo Cutrone, alterna l'attacco della profondità al gioco andando incontro al compagno. Biglia, su di lui la pressione di Nainggolan, il tocco per Romagnoli. Riccardo Rodriguez torna da Calabria. Con pazienza il Milan da una parte all'altra. Ecco il movimento in profondità di Cutrone. Alisson ha visto tutto in anticipo. Sì, non è riuscito a dare Calabria l'effetto al pallone in modo che andasse verso il movimento di Cutrone. Hünder cambia gioco, ma a metà tra Donnarumma e Perotti. Un altro errore in impostazione. Ora, dopo quella pausa per l'infortunio di Nainggolan, anche il ritmo si è un po' abbassato. Qui il dribbling di Donnarumma su Schick. È sempre impostazione con palla a terra dei giocatori rossoneri, che hanno appunto Bonucci e Romagnoli molto bravi sotto il profilo tecnico, e anche Biglia che è sempre davanti a loro a fungere appunto il triangolo della proposta rossonera. Sì, ed è una dimostrazione anche di personalità, di sicurezza della squadra, che ha rischiato un paio di volte proprio sulla pressione avversaria, ma ha sempre cercato comunque di giocare palla. Qui c'è un leggero problema per Calabria, che comunque si è rialzato. Scambiano Kolarov e Alisson, aggredito da due avversari, anche lui non la butta via. Kolarov sulla verticale, sbaglia per Perotti, con Di Francesco che gli chiedeva al serbo. Palla più profonda, ecco Calabria per Kessi, chiuso da Kolarov, ancora in fallo laterale. Suso, raddoppio di Perotti e Kolarov, altra rimessa per il Milan. Sono pronte dalla parte opposta Cutrone, Cialanoglu e Bonaventura che si inserisce sempre guardando i movimenti di Cutrone, proprio va sullo spazio lasciato da Cutrone a centro area. Schick, copertura difensiva, poi più reattivo Calabria. Bonucci, Kessi non controlla bene, Kolarov guadagna il fallo laterale. Sì, qualche errore di troppo per Kolarov, anche qui a mio avviso poteva anche gestire meglio la palla, ha calciato addosso all'avversario per procurarsi il fallo laterale, era un po' intimorito. Biglia si fa superare dal pallone, Schick con tecnica tocca per Perotti. Non c'è fallo laterale, c'è però il recupero di Suso. Ora sì, fallo laterale per il Milan. Sì, le due squadre non riescono a volte a uscire dal pressing per andare dalla parte opposta. Sono intense e forse anche non abili nel uscire velocemente dalla pressione reciproca. All'indietro Romagnoli torna da Donnarumma. Noi torniamo sulla panchina del Milan con Francesca Benvenuti. Francesca, sta chiedendo Gattuso a Calabria di tenersi molto alto, di respingere l'avanzata di Kolarov e vicendevolmente di Perotti, comunque di fare molta pressione tutto in una posizione avanzata, mentre Romagnoli deve aprire il gioco dall'altra parte. Sì, abbiamo visto proprio mentre parlavi, Francesca, Gattuso in basso che dava indicazioni ai suoi, ora invece non inquadrato, sta parlando con la panchina, probabilmente non riceve dai giocatori i riscontri che vorrebbe nella gestione del pallone. Ancora molto preciso però Donnarumma per Riccardo Rodriguez, che amplia il passo, riesce a superare Hünder che lo lascia subito. Quindi Bonaventura chiude questo triangolo lungo con Riccardo Rodriguez, arriva Manolas in chiusura in anticipo e va ad allontanare nella zona di Romagnoli. Corto per Biglia, all'indietro sulla pressione di Nainggolan per Donnarumma. È la differenza del Milan, Roma ha due centrali difensivi, uno di grande velocità e grande capacità atletica di corsa che è Manolas, di impostazione Fazio, mentre il Milan ne ha due di impostazione. Cialanoglu ha controllato bene, poi è stato chiuso però da Bruno Perez.
Pellegrini non riesce a tenerla sulla pressione regolare di Piglia. Ancora il Milan con Bonaventura, corto Çalhanoğlu, largo Suso, può anche rientrare e cercare addirittura la conclusione da questa posizione, evita Perotti, va al cross basso, però respinto facile da Fazio su Perotti che la tiene su Piglia. Under in profondità il solo Pellegrini, oltre a Schick non riesce ad accompagnare, a risalire la Roma. Esatto, da qualche minuto il Milan ha alzato il baricentro, è più intensa nella pressione offensiva. Manolas ha scambiato con Fazio e poi ha allargato su Bruno Perez, che non giocava titolare in campionato addirittura dal inizio di dicembre nella gara contro il Chievo, che fu quella che un po' diede il via al momento non del tutto positivo della Roma, che culminò poi nella sconfitta contro la Juventus allo Stadium. Under, si è allargato Bruno Perez, il tocco invece è interno a metà tra Pellegrini e Nainggolan, fallo dell'ex giocatore del Sassuolo su Kessié, calcio di punizione già battuto da Romagnoli. Bonaventura Çalhanoğlu, recupera su di lui Pellegrini, ma è bravo Çalhanoğlu a far valere anche la sua esplosività. Sta rientrando lentamente Bruno Perez, in grande difficoltà sotto profilo organico. Cutrone cerca un altro cross da sinistra come quello per Borini contro il Ludogorets, qui discreto, ma Bonaventura non è riuscito ad accompagnare fino in fondo. Stanno parlottando ora Bruno Perez e Under, qui rivediamo l'azione di Çalhanoğlu, qui arpiona benissimo il pallone. Sì, qui è un po' lungo il cross di Cutrone, sì, per Bonaventura. Sì, non dosato bene, però Bonaventura bravissimo a inserirsi sempre senza palla in area di rigore, e appunto per quello che spesso è sui tabellini dei marcatori, un giocatore che è bravissimo a seguire l'azione. Mentre Collaro aveva un po' di difficoltà, l'ho già sottolineato Aldo Sereno in un paio di occasioni, e dal punto di vista tecnico è un giocatore che ha saltato pochissime partite in questa stagione. Dzeko non sempre titolare ma sempre in campo in tutte le gare stagionali, insomma entrambi forse accusano un po' la fatica in questa fase pre volata finale. Bonucci, colpo di testa di Manolas sull'inserimento di Bonaventura, Pellegrini la tiene e poi va da Kolarov che avanza atteso da Kessié. Si è centrato Perotti, Kolarov lo serve, tocco arretrato, però recupera l'ex giocatore del Siviglia. Ancora Perotti chiuso da Suso con un fallo, calcio di punizione. Torniamo sulla panchina giallorossa, Marco Cherubini. Sì, perché Di Francesco non è soddisfatto di come la Roma pressi quando il Milan ha il possesso palla e soprattutto chiede maggiore velocità in fase di impostazione, cambiando anche spesso gioco, e anche lì ha corretto un po' di posizioni tra Under e Bruno Perez, non tutto sta funzionando come dovrebbe. Calcio di punizione con i saltatori tutti in avanti, Schick, i due difensori centrali, pronto Pellegrini che lascia però a Kolarov, largo c'è Perotti, Kolarov va al cross centrale, deviazione volante di Schick in fuorigioco, aveva risposto con un riflesso strepitoso Donnarumma. Esatto, in posizione irregolare Schick, ma ecco, qui tiene bene la linea la squadra rossonera, bravissimo Schick al volo, e Donnarumma risponde da campione anche se il gioco era fermo. Sì, poi c'era Cutrone che aveva seguito più il movimento di Schick che la linea difensiva del Milan, non aveva avuto un replay così chiaro nella valutazione anche di questa posizione, e qui assistente è salito con la bandierina. Poi in situazioni come queste è giusto ricordare che il VAR comunque può intervenire e può anche, insomma, se la segnalazione del fuorigioco eventuale è arrivata dopo la fine dell'azione, eventuale gol chiaramente, può cambiare la decisione. Se però si tratta di situazioni millimetriche tipo quelle di Atalanta-Napoli, allora rivale la segnalazione di campo dell'assistente, ma è un dettaglio questo, insomma, ulteriore rispetto a come è finita l'azione con la parata comunque di Donnarumma. Qui il velo di Under per Bruno Perez, una buona idea, non valorizzata però dal cross di Bruno Perez su Riccardo Rodriguez. Sì, chiude bene Riccardo Rodriguez, però Bruno Perez non vede alle spalle Under che era in solitudine dentro l'area di rigore, il pallone di ritorno sarebbe stata la scelta forse più opportuna.
Si è liberato bene per il cross Pellegrini, ha respinto Romagnoli, poi altro duello tra Manolas e Cutrone, colpo di testa del difensore greco, ma Cutrone si fa sentire dal punto di vista fisico veramente con una presenza incredibile. Sì, è un giocatore che lotta costantemente anche nella fase in un possesso, è sempre pronto a schermare Strootman, a cercare di andare a pressare Fazio. Punizione assegnata al Milan, già battuta oltre il 25esimo di questo primo tempo, ancora pressione vincente di Nainggolan su Biglia, la tiene bene il belga, va a cercare Schick che tocca per Pellegrini che sbaglia però l'apertura su Perotti, riparte il Milan con Calabria e Suso, sbagliano anche loro, sbaglia Fazio, momento veramente di grande confusione e povertà tecnica, fallo laterale per il Milan. Sì, l'errore più grosso forse quello di Pellegrini che poteva servire bene Perotti, il Milan si era aperto, quattro difensori avevano poca protezione. Bonucci allarga con la solita precisione su Çalhanoğlu che si gira, la tiene, cerca in profondità Cutrone, copre Manolas che scambia con Alisson, Strootman, Manolas, si fa sentire l'Olimpico, un momento cui la Roma ha bisogno anche dei suoi tifosi per dare maggiore fluidità alla sua manovra. Tutti fermi, vedete anche da questa situazione. Sì, è meno fluida l'iniziazione della Roma rispetto a quella del Milan, appunto perché Cutrone schermando Strootman non dà la possibilità a uno dei due centrali difensivi in possesso di palla di cominciare l'azione e avviarla per vie centrali, e forzatamente la Roma deve andare sugli esterni. Kolarov, servito bene questa volta da Fazio, in profondità Perotti alle spalle di Calabria, può cercare il cross, chiude però in recupero Calabria, calcio d'angolo. E questa volta molto bravo Kolarov nel dosare bene il pallone sulla linea di corsa di Perotti che aveva sorpreso Calabria. Pronto il corner, battuto corto, Perotti va a cercare il cross sul primo palo, respinto però da Biglia, recupera Kolarov all'indietro per Nainggolan, è rimasto in avanti Fazio che ora però torna a recuperare la posizione lì in zona centrale al fianco di Manolas. Schick controlla con eleganza, si gira e va sul destro, poi la tiene sul suo piede, tocca per Nainggolan, non ha spazio per pensare nemmeno alla conclusione. Pellegrini largo, Bruno Perez al centro di Under e Schick, Bruno Perez atteso da Çalhanoğlu, tocco all'indietro per il controllo in sinistro di Strootman, respinto da Biglia, ancora Roma però. Due linee sempre molto strette però di centrocampo di difesa della squadra di Gattuso, con il solo Cutrone davanti a correre, a cercare sempre di limitare e di inibire la facile azione, l'inizio azione del Roma. Fazio chiama il movimento di Nainggolan che si stacca da Biglia e riesce a girarsi ad allargare per Perotti che può puntare ora Calabria, arriva in sovrapposizione anche Kolarov, Perotti prova a servirlo, l'ultimo tocco è suo, fallo laterale per il Milan, grande giocata difensiva di Calabria. Esatto, supportato anche dal movimento di Biglia che si era spostato appunto per aiutarlo nel raddoppio, eventualmente nel farlo scalare sul movimento di Kolarov e lui appunto rimanere su Perotti, ma Calabria ha anticipato tutto andando proprio a intercettare la palla. Il migliore in campo con la Lazio, tra i migliori con la Sampdoria, recuperato da un leggero affaticamento muscolare in campo, titolarissimo Davide Calabria. Strootman, palla alta per Under, facile per la lettura di Romagnoli, scambiano ancora Çalhanoğlu e Bonaventura. Biglia di prima, Suso rientra sull'interno, c'era vicino Calabria, ignorato, comunque Suso guadagna il fallo laterale. Sì, si fida forse anche un po' troppo delle proprie doti di tecnica, ma anche nel difendere palla, però stava per non nulla andargliela a rubare, poteva giocare lì indietro con Bonucci e costruire l'azione dalla parte opposta poi. Ormai alla mezz'ora di questo primo tempo ci sono state super occasioni. Sì, una partita un po' bloccata, non ha mai qui errori. Sbaglia di Nainggolan. Nainggolan, arriva Çalhanoğlu che punta Manolas, va sul sinistro largo, recupera anche Nainggolan che aiuta
Manolas è rimessa dal fondo per la Roma. Errore clamoroso quello di Nainggolan, che probabilmente non si accorge della posizione di Çalhanoğlu. Qui probabilmente il turco ha triplato molto bene, ma l'arrivo di Nainggolan poi non gli ha permesso di andare al tiro. Qui si lamenta molto Gattuso, forse dovrebbe essere più concreto, più razionale, andare sul destro e calciare. Rischia tantissimo anche Biglia, poi Bonucci. Suso, contrasto duro ma regolare di Nainggolan. Pellegrini, largo Under, al centro solo Schick, accompagna proprio Pellegrini, servito da Under in profondità, il cross arriva, c'è solo Donnarumma. Si era arrivato Bonaventura ad aiutare Rodriguez nella pressione su Under, e Bonaventura sa che a campo aperto può avere delle difficoltà lo svizzero con Under. All'indietro il tocco di Chessy per Bonucci. Dopo il botto che avete sentito, c'è anche un fumogeno che resta acceso alle spalle della porta di Alisson sulla pista di atletica, mentre Cutrone è in fuorigioco su questo lancio profondo. Sì, forse la linea difensiva della Roma rimane ferma quando non c'è pressione in avanti degli attaccanti, dovrebbe andare ad alta velocità a retrocedere per cercare di limitare l'attacco della profondità di Cutrone. Bruno Perez scambia con Pellegrini. Manolas, largo ancora per l'ex Toro. Tutti piazzati i giocatori del Milan anche in fase di copertura. Strootman verticalizza, Perotti cerca Schick, chiuso da Bonucci. Bruno Perez in posizione centrale. Strootman. Under. Non forza il cross, va da Strootman, ancora Under, vicino Pellegrini. Ecco il cross che arriva, Romagnoli piazzato bene, respinge di nuovo sul turco, Under. Chiama in avanti anche Fazio, che evita che si prova ad allargare per Kolarov, c'è una deviazione, calcio d'angolo per la Roma. C'era un momento statico della Roma che non riusciva a trovare soluzioni offensive, si è alzato Fazio e ha creato un po' di apprensione, stava difendendo con lucidità la squadra rossonera. Corner affidato a Kolarov, non c'è vicino Perotti, largo sul secondo palo Strootman, arriva ora Perotti ma il cross è comunque profondo, centrale respinto bene da Rodriguez. Rossoneri che marcano sui calci d'angolo a uomo a differenza della Roma che marca a zona. La Roma che ha subito solo una rete da calcio d'angolo in questo campionato. Lungo Alisson, sbaglia anche lui, di solito molto preciso con i suoi piedi brasiliani. Bruno Perez recupera su Çalhanoğlu che era in fuorigioco, vantaggio perché la palla è tra le mani di Alisson, che ha comunque dovuto battere alla fine la punizione, sì, batte Strootman ora dalla posizione di fuorigioco del giocatore del Milan. Ci sono stati moltissimi errori tecnici da una parte e dall'altra, anche in giocatori che hanno nella proprietà tecnica la loro arma migliore, quindi tanti errori fino ad ora. Kolarov, va al cross lunghissimo per Under, ottimo il tocco corto per Pellegrini che prepara la conclusione, chiuso da Rodriguez. Ottima azione formulata in avanti da Kolarov. Under ha toccato il pallone di testa perfetto per Pellegrini, che è un po' accincischiato, non è riuscito a stoppare bene la palla. C'è un'esitazione di troppo di Pellegrini. Bruno Perez nello spazio, Nainggolan chiuso ancora da Chessy, nuovo corner per la Roma che non sta alzando particolarmente il ritmo ma la pressione sì. Ci vediamo Pellegrini. Avrebbe potuto anche andare alla battuta diretta perché aveva dosato bene il suo colpo di testa Under, qui si lascia andare a terra Pellegrini addosso a Rodriguez, non c'è fallo del rossonero. Pronto il corner affidato a Under. Cross lungo sul secondo palo, Fazio, deviazione, poi Calabria respinge male su Perotti che viene chiuso in fallo laterale.
c'è stato sicuramente anche un check da parte del VAR Irrati su quel contatto appunto molto lieve che abbiamo rivisto di Pellegrini con Bonaventura ancora prima che con Rodriguez forse, mentre qui il contatto è un po' più deciso di Fazio su Cutrone che se la prende con Kolarov che forse lo ha accusato. Qui vediamo Pellegrini che va praticamente sì, agganciare sul colpo, lui Bonaventura, sul ecco Bonaventura. Qui sì. Prima appunto un diverbio tra Kolarov e Cutrone che aveva guadagnato l'ennesimo calcio di punizione e ha permesso al Milan di riposizionarsi, di ritornare in possesso palla, ora con Calabria che sbaglia il controllo. E Gattuso che difende anche Cutrone, qui lo vedete dialogando con Kolarov. Non sono un esperto di labiali come Graziano Cesari, sicuramente lui saprà analizzare meglio, anche se una sensazione sulle frasi di Gattuso verso Kolarov l'ho avuta. Bonucci finta, manda fuori anche Schick fuori traiettoria, rimessa dal fondo per il Milan. Per Schick fino ad ora non molti movimenti senza palla, mentre Gattuso continua a parlottare. Dovrebbe essere in campo anche lui come Totti ogni tanto. Gunder recupera su questo altro errore di impostazione del Milan, poi la perde per il recupero anche di Riccardo Rodriguez. Francesco, benvenuti, ha assistito proprio a quel confronto ravvicinato tra Gattuso e Kolarov, Francesca. Sì, ulteriore chiarimento di Gattuso al quarto uomo, a cui stava dicendo io stavo parlando per conto mio, stavo difendendo il mio giocatore, non so cosa voglia Kolarov, approfondimento ovviamente del labiale nel post. In realtà adesso molte indicazioni per Suso che sta faticando nella fase difensiva. Mentre aiutano molto Bonaventura e Çalhanoğlu dall'altra parte su Under. Esatto, si spostano proprio a cercare di limitare l'iniziazione di Under perché sanno che la sua velocità è nettamente diversa da quella di Rodriguez. Qui Çalhanoğlu lascia un po' andare Bruno Perez, c'è comunque in copertura Riccardo Rodriguez e poi di nuovo Under al centro, quattro giocatori della Roma in area, tutti ignorati. Con pazienza riparte dai centrali la Roma. Strootman, Kolarov riceve anche lui da fermo, però Strootman in verticale per il controllo di Pellegrini che evita Piglia, va alla conclusione leggermente sorpreso Donnarumma che comunque era sulla traiettoria, palla larga. Ha lavorato d'astuzia qui Piglia, vistosi tagliato fuori, leggermente trattenuto Pellegrini appunto in ritardo poi sul contatto con la palla, è arrivato proprio col passo lungo. Sì, la Roma da qualche minuto è lì sulla tre quarti avversaria, non con grande ritmo, certo con una presenza che un po' infastidisce il Milan, costringe a faticare un po' di più a ripartire rispetto alla prima parte di questo primo tempo. E la Roma non trova soluzioni centrali, anche perché Biglia è sempre ben posizionato davanti a Romagnoli e Bonucci, si spostano molto Bonaventura e Kessi in orizzontale. Schick, altra palla persa in uscita dal Milan. Schick, grande controllo e dribbling su due avversari, va al dribbling anche su Bonucci che lo chiude in calcio d'angolo. Prima giocata superba del gioiello di Boemia, Patrick Schick. Non solo elegante ma efficace, concreto qui, arriva Bonucci, si è disteso a terra, ha preso la palla di netto il capitano rossonero, ma gran lavoro di Schick. Corner ancora corto questa volta per Kolarov che va al cross arretrato anche basso, ma c'è un fallo in attacco e il calcio di punizione è per il Milan. Sì, non battuto bene però da Kolarov la palla è... ecco qui rivediamo il colpo di tacco, Biglia e Calabria tagliati fuori.
Marco Cherubini sull'altra panchina, quella di Di Francesco, che vedo camminare un po' nervosamente. Eh sì, perché insomma ce l'ha con Perotti e Kolarov, che anche sulla punizione di una decina di minuti fa, poi su questi calci piazzati vuole maggiore precisione, insomma i piedi ci sono, vorrebbe soprattutto sfruttare l'altezza di Fazio e comunque anche quella di Schick, e non buttare via queste occasioni, perché in una partita così equilibrata è chiaro che punizioni e calci d'angolo possono essere un fattore. Sì, è vero, e per quanto anche il Milan come la Roma si difenda bene sulle palle inattive, la Roma non ha sfruttato al meglio queste situazioni e ne ha avute diverse ormai nel corso di questo primo tempo. E qui Bruno Peres si è scollegato dai suoi compagni, si è girato verso la tribuna correndo con il pallone e l'ha buttato il pallone in avanti. Deve essere più attento, cercare maggior collaborazione con i compagni di reparto e scaricare il pallone velocemente. All'indietro Buonaventura per Romagnoli, quindi Rodriguez vince il rimpallo. Buonaventura, palla lunga per Çalhanoğlu, chiuso da Manolas, che però non può giocarla su Alisson, quindi deve allontanare su Buonaventura, che controlla bene, atteso da Bruno Peres. Serve ancora Çalhanoğlu, al centro c'è solo Cutrone, quindi tocco arretrato ancora per Buonaventura, che accelera. Suso può cercare il cross, va anche a una quasi conclusione di destro, respinta Rodriguez, anche lui se la porta sul suo piede debole, quindi rinuncia alla conclusione. Tocco largo per il controllo di Çalhanoğlu, si era portato in avanti Buonaventura che sperava in un cross. Scambiano Suso e Çalhanoğlu, che può ancora cercare il cross ma deve tornare da Suso, che va da solo fra tre avversari, fermato da Pellegrini. Hünder largo e libero Kolarov. Perotti, buon controllo, la protegge bene da Calabria, che però non ha cercato visto di riferimento nel mezzo. Strootman era laterale a sinistra, Pellegrini molto alto, quindi il esterno alto che rientra con la palla deve avere un riferimento costante nel mezzo. Manolas largo per Bruno Peres, accompagnano i centrocampisti della Roma, ma il Milan è di nuovo piazzato, sempre un tempo, almeno un tempo di gioco di ritardo da parte della Roma e di Bruno Peres in particolare, che si è fermato con un fallo, punizione per il Milan. 3 minuti al 45esimo, poi ci sarà sicuramente un po' di recupero per l'infortunio di Nainggolan e quindi riapre la Premium Arena con Dario Donato, Giorgia Rossi, Paolo Rossi, Ciro Ferrara, Guglielmo Stendardo e Graziano Cesari per analizzare anche quelle due situazioni, in particolare quel confronto ravvicinato tra Gattuso e Kolarov, unico momento di tensione peraltro di questo primo tempo. Si attarda qui Bonucci, aveva intercettato palla Schick, in pressione rabbiosa, ha rischiato un paio di occasioni Bonucci proprio in uscita. Calabria, Bonucci, Piglia, Romagnoli, ancora Piglia, la chiama ma viene servito largo Rodriguez, che ora trova smarcato il regista ex Lazio, area di derby per lui. Apertura per Calabria, a due tocchi che sì, lo segue Nainggolan. Calabria, scambio con Chessy, che ha preso il tempo Nainggolan, va al cross basso chiuso da Fazio con grande serenità, poi Kolarov che invece va in fallo laterale. È sempre lucido, attento quando sale Calabria, bravo nel mettere la palla in mezzo ma anche nel dialogare con i compagni. All'indietro Suso, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez. Buonaventura anticipato da Pellegrini. Profondità, Hünder ha finalmente un po' di spazio per scatenare la sua velocità, ma recuperano su di lui Rodriguez e soprattutto Hakan Çalhanoğlu in grandissima condizione fisica. Piglia cerca troppo poco la verticalizzazione, la squadra rossonera negli ultimi minuti, molti palloni sui piedi dei compagni, ma fa fatica ad arrivare davanti. Ora ci prova con Suso, che torna da Chessy
e Piglia si muove in profondità. Bonaventura ignorato, il tocco è più largo per Cialanoglu che può anche rientrare a cercare la conclusione da quella posizione, poi cerca Rodriguez, giocata difficile, intercettata Strootman per l'avanzata di Kolarov. Un po' di spazio per la Roma che deve però velocizzare l'azione, non lo fa per la grande chiusura di Calabria. Esatto, era in ritardo Calabria, ma rapidità di gambe, leve corte, riesce ad arrivare proprio sulla palla, ha limitato di molto la verve, la fantasia di Perotti fino ad ora. Suso ferma Kolarov e anche tra Kolarov e Suso si discute un po', mentre poi Gattuso, come faceva anche in campo dopo il momento di tensione, poi subito si riappacifica con l'avversario. Manolas sbaglia. Sì, non ha piedi raffinati Manolas, e qui era giusta l'idea di servire Bruno Perez, ma doveva essere data sui piedi, sulla figura del suo compagno, avendo calciato in maniera così forte e potente. È iniziato l'unico minuto di recupero con il fallo laterale di Rodriguez per Romagnoli, quindi Donnarumma che rilancia su Pellegrini. Under ha cercato addirittura la conclusione, essendo in un momento di grazia con Donnarumma fuori dai pali, ma la schiacciata comoda per il portiere avversario. Ingenuità quella di Donnarumma, che chiede scusa ai compagni, bravo Pellegrini a intercettare palla, e subito Under che ha cercato la porta, non ci è riuscito, ha fatto bene. Ancora Roma, ultima azione del primo tempo. Pellegrini va in dribbling su Romagnoli che lo porta fuori e lo ferma sulla conclusione. Aveva tre soluzioni, c'era Schick, c'era Under che aveva tagliato bene verso la porta avversaria. Quindi Bonaventura in profondità, Bruno Perez quasi superato da Cialanoglu, alle spalle Alisson, come sempre molto bravo a leggere le situazioni, però sia la Roma che il Milan su errori evitabili hanno rischiato alla fine del primo tempo. Poi l'abbraccio molto bello, molto sano e sportivo dopo la tensione precedente tra Gattuso e Kolarov. 0-0, ci aspettiamo di più dal secondo tempo di Roma-Milan. Qui l'ultima azione del primo tempo con la palla profonda per Cialanoglu, la chiusura su Cialanoglu di Bruno Perez. Sì, non fatta super per spot. Bene però questa chiusura, perché doveva anticipare e giocare la palla, non calciarla in quel modo. Eccoci, super spot ora, poi torniamo tra poco alla Premium Arena dopo un contributo dal campo. Pausa, torneremo qui per vivere insieme il secondo tempo di Roma-Milan, super spot. Grazie portierone per non farci mai giocare a portiere volante. È per gli eroi come te che arriva gamma tipo da 12.750 euro per vetture in pronta consegna. Poco impegno finora e pochi impegni per Gianluigi Donnarumma, soprattutto coi piedi nel corso del primo tempo, come del resto per Alisson, per due tra i migliori portieri del campionato. Alisson sicuramente tra i migliori d'Europa anche per il livello di partite e di parate che ha proposto in Champions con Atletico Madrid qui e con lo Shakhtar a Kharkiv in settimana. Donnarumma oggi 19 anni, rinnoviamo gli auguri a questo grandissimo talento. Peraltro il rapporto con i tifosi del Milan sembra definitivamente tornato buono, non solo dopo il suo gesto e il lancio della maglia a Razgrad in Europa League, ma anche prima della partita, di questa partita, un saluto spontaneo tra lui e i tifosi. Donnarumma che oggi compie 19 anni, gioca la 94esima partita in Serie A, per dare un'idea di quanto sia prodigiosa la sua parabola. Paolo Maldini a 19 anni compiuti aveva giocato 85 partite tra tutte le competizioni, però non solo in Serie A ma anche con le nazionali giovanili e nelle coppe europee. Inizia il secondo tempo di Roma-Milan, squadre confermate rispetto ai primi 45 minuti, con Patrick Schick alla sua quarta titolare, seconda però nel ruolo di centravanti dopo quella contro il Chievo Verona. Aveva giocato bene anche in quella posizione in Coppa Italia con il Torino, la sua migliore prestazione stagionale, gol e palo. Qui non riesce ad agganciare il tocco di Strootman.
Molti errori di passaggio anche nel primo tempo, di misura da parte sia dei giallorossi che dei rossoneri. Il gioco non è stato fluido appunto anche per tanti errori individuali. Qui fallo di Bruno Perez su Riccardo Rodriguez, che l'aveva superato così dopo Pellegrini. Romagnoli scambia con Bonucci. Milan ha cercato di impostare dalla sua linea difensiva anche con Donnarumma con grande frequenza. Qui Bonucci, palla forte e tesa alla Rambo Kuman per Çalhanoğlu, che controlla però con un braccio. Sì, sì, con le braccia strette, forse un po' col petto, un po' con il braccio. Fazio, largo per Kolarov. Su di lui Vassuso, tocco arretrato su Fazio, primo flash dalla panchina del Milan nel secondo tempo. Francesca, benvenuti a te. Sì, per capire se sarà, può essere un'indicazione di riscaldamento degli unici due giocatori del Milan, Kalinic e Borini, attaccati. Vedremo se saranno queste le prime novità di Gattuso. Cutrone di certo come centravanti, per l'aiuto che ha dato la squadra con e senza palle, è stato uno dei migliori nel primo tempo. Sì, ha lavorato molto in maniera altruistica, ecco, la sua squadra sì, non l'ha messo nelle condizioni di calciare in porta mai. Rodriguez cerca col destro e trova bene che sì, che si è inserito in posizione regolare. Cutrone largo per Suso, che può cercare anche il sinistro al tiro, ma invece al cross al centro. Cutrone ancora! Milan in vantaggio all'Olimpico, sempre decisivo Patrick Cutrone, 1-0. Non si perde mai d'animo, anche se non ha occasioni da rete, è sempre pronto ad attaccare la porta. Anche in questo caso la palla data di Gattuso è stata perfetta, non in chiusura immediata. I giocatori della Roma, Kolarov e Perotti, non sono arrivati con celerità. Qui regolare la posizione di Kessi, perché appunto c'era Kolarov che lo teneva in gioco, si era stretto nel mezzo, e poi qui Suso, Kolarov non lo va ad affrontare, gli lascia molto spazio per crossare, e leggerezza di Manolas, si fa scorrere il pallone davanti, dietro di lui Cutrone, davvero bomber, mette la palla dentro. Sì, una situazione che ricorda un po', Aldo, il gol segnato in Coppa Italia all'Inter con il taglio di Cutrone e la gran palla di Suso, esatto, di e tacco. Cutrone con il rimpallo sul tocco di Manolas. Esatto, ma Kolarov non è andato in chiusura su Suso, è rimasto fermo in posizione, ha lasciato tutto il tempo al giocatore spagnolo di spostarsi il pallone sul sinistro, di guardare nel mezzo e di indirizzare il pallone verso Cutrone. Un altro gol pesantissimo per Patrick Cutrone, sesta rete in questo campionato, 14esima in stagione per il prodigioso attaccante rossonero, che prima di questa serata era il secondo goleador più giovane nei 5 campionati europei più importanti, dietro al solo talentuosissimo fenomeno non solo potenziale ma già reale Kylian Mbappé del Paris Saint Germain. Milan in vantaggio 1-0. Quarto assist in campionato per Suso. È vero che in autostima Cutrone, ma nel primo tempo non ha avuto mai un'opportunità per andare a calciare verso la porta avversaria, ha fatto un gran lavoro, non si è mai perso d'animo, ha grande carattere, grande tenacia, è un attaccante di forza, e in area di rigore non si perde mai d'animo e cerca sempre di tagliare e andare verso la porta, e spesso gli dice bene come in questo caso. Sì, poi ci sono alcuni momenti che passano nel corso della stagione e danno l'idea di come cambia anche proprio l'annata di un giocatore, di una squadra. Cutrone qui all'inizio del campionato, dopo un ottimo inizio anche in Europa League contro avversari minori, giocò contro la Lazio e non giocò una buona partita, ma come del resto tutto il Milan. All'andata André Silva, titolare contro la Roma, sfiorò il gol ma non lo ottenne, non lo trovò, e questa sera Cutrone segna un altro gol pesantissimo dopo quello all'Inter in Coppa Italia e la Lazio in campionato. Su assist di Suso. Altro errore di Kolarov, che non gioca con Perotti, che si era aperto per bene a sinistra, cerca un improbabile cross nel mezzo intercettato. Sicuramente una forma diversa da inizio stagione. Kolarov ha fatto benissimo fino a dicembre. Perotti
strappo alla partita all'improvviso con il gol di Cutrone dopo l'equilibrio totale del primo tempo. Schick accelera, evita due avversari, poi va alla conclusione larga di pochissimo. Perotti, sì. Dopo la giocata di Schick, ha sfruttato benissimo il movimento e la giocata di Schick. Perotti, andandogli, affiancandolo, non ha trovato la porta, ma per 10 entrate è la prima volta che la Roma trova una conclusione pericolosa. Aveva sempre ben protetto i due centrali difensivi, Biglia e con Kessié e Bonaventura sempre pronti a sostegno. Cutrone aveva già visto partire alle sue spalle Calhanoglu, aveva perso completamente Bruno Perez, ha respinto la difesa della Roma, ma il Milan ha recuperato con Romagnoli. Largo, ecco proprio Calhanoglu che trova in profondità l'inserimento di Bonaventura. In area ancora Cutrone la chiama, passo doppio di Bonaventura che va al destro, che viene respinto con il corpo da Manolas con l'aiuto di Strootman. Poi Romagnoli respinge su Calabria, molto reattivo in anticipo su Nainggolan che va ad aggredire Bonucci. È un movimento superlativo quello di Bonaventura, di gambe, ha messo in grandissima difficoltà Manolas che non c'è più capito nulla. Rodriguez, molto bravo anche lui a impostare l'inizio azione del gol con il lancio col destro centrale per l'inserimento di Kessié, che poi ha allargato su Suso, che ha trovato con la sua classica giocata Cutrone. Ora Suso servito bene, ma in fuorigioco da Bonucci. Sì, proprio al limite qui, è rimasta ancora una volta ferma la retroguardia della Roma. Vediamo parte di pochissimo, di una figura oltre Kolarov, che non era allineato perfettamente con gli altri tre. Fazio per Perotti, posizione regolare. Al centro Schick, Perotti accelera bene, fermato però dal recupero in calcio d'angolo di Biglia. Sì, sempre opportuno il posizionamento di Biglia, anche qui in mezzo, qui arpiona per bene Perotti il pallone. La Roma cerca di sfruttare meglio di quanto abbia fatto nel primo tempo le palle inattive con Strootman che parte largo, seguito da Kessié sul corner di Kolarov. Al centro Fazio e Manolas. Ecco la battuta, deviazione su Under, rimpallo doppio, la tiene ancora Under, fra tre avversari trova però solo il connazionale Calhanoglu. Suso uno contro uno con Nainggolan, la tiene bene Suso, aspetta l'arrivo di Bonaventura, largo Kessié, riparte il Milan 5 contro 5, Kessié pronto a puntare la porta, arriva anche Riccardo Rodriguez in appoggio, Kessié pensa e trova la conclusione, Alisson in calcio d'angolo, micidiale ripartenza del Milan. Gran sovrapposizione di Rodriguez, lavora appunto con la sovrapposizione perché Strootman a quel punto è rimasto fermo, non è andato in chiusura su Kessié e gli ha permesso appunto di andare al tiro, potentissimo centrale, ma ha messo un po' in difficoltà Alisson. Non ci credono, sono carichi di entusiasmo i tifosi del Milan, mentre c'è sempre grande concentrazione sulla panchina rossonera. Il gol di Cutrone apre scenari per ora virtuali, c'è ancora tanto da giocare, veramente clamorosi per il Milan. In area anche Romagnoli e Bonucci. Si posiziona per bene il pallone Suso in modo da poter calciare bene nel mezzo. Eccolo il corner che arriva, gira molto bene la chiusura di Manolas, poi Calhanoglu sinistro che tiene con i guantoni d'acciaio, no, Alisson. Ma lascia andare bene la gamba sinistra, proprio a colpire bene il pallone di mezzo esterno. Un grande senso del piazzamento anche del portiere brasiliano, poi della tecnica e dell'estetica di alcune sue grandi parate. Piglia sul recupero di Calabria. Esatto, errori di Perotti qui su Kolarov. La fascia sinistra giallorossa sta portando poca qualità offensiva e anche sui calci d'angolo, quello precedente sbagliato ancora una volta la Kolarov. Qui anche sbaglia Bruno Perez che si lamenta, poi forse pure con Schick che però il movimento l'aveva fatto, mi sembrava. Esatto, vede Di Francesco i suoi un po' agitati che sbagliano l'idea delle giocate e ha chiesto calma. Torniamo sul prato perché ci sono movimenti anche sulla panchina della Roma, Marco Cherubini. Sì, si scaldano le tre punte, De Frel, Dzeko e El Shaarawy, a te. Sì, ha recuperato Bonaventura, tocca per Biglia che sbaglia, Nainggolan, Pellegrini, Strootman, arriva Kolarov, ora in ritardo Suso che non dà copertura, esce comunque Calabria, tocco arretrato per Strootman, cross di prima, Nainggolan prolunga sul secondo palo, Under la tiene, contro cross, la fa scorrere Nainggolan che si rischia ancora Roma con Perotti che va all'indietro su Manolas.
che addirittura carica il destro, cross che poi viene solo per un attimo valutato come opzione, tocco invece largo per Kolarov che lui può andare a crossare, sì, evita Suso, corto per Perotti, arriva Cutrone in chiusura anche difensiva, che bravo, decisiva. Qui era in difficoltà la sua squadra in quel settore, è arrivato a fare spenti alle spalle, a intercettare palla. E qui vediamo la grande deviazione di Nainggolan, non è partito però a tempo, Under in ritardo è riuscito solo a rimettere in mezzo il pallone. Qui la giocata larga dopo l'azione iniziata da Rodriguez e che sì, e Cutrone sulla deviazione di Manolas. Come diceva il presidente Berlusconi di Pippo Inzaghi, ha il talento della posizione. Sì, ma lui non ha solo la posizione, perché va a cercare la posizione, si muove sempre, sempre in movimento, a volte a tagliare sul primo palo, a volte a scappare, a staccarsi all'indietro, non è mai fermo. È molto attivo anche Suso, che può allargare su Çalhanoğlu, che da quella posizione può preparare anche la conclusione, va sul sinistro, largo, Çalhanoğlu. Sì, qui secondo me se avesse messo in mezzo il pallone avrebbe trovato ancora una volta Cutrone in anticipo su Kolarov, è andato però in maniera egoistica al tiro Çalhanoğlu, qui gran lavoro di Suso. E Kolarov mai così in difficoltà in questa stagione. E qui parte nel mezzo, se avesse dato il pallone a Cutrone... C'era ancora, eh? Eh sì, ma taglia sempre l'area e soprattutto taglia l'area con i tempi giusti, lasciando spazio alle spalle sul quale spesso Bonaventura si inserisce. Marco Cherubini, torniamo da te per completare l'intervento sul movimento dei giocatori della panchina della Roma, Marco. Sì, per aggiungervi che oltre le tre punte che si scaldano c'è Di Francesco che chiede calma, perché insomma l'aspetto psicologico della Roma in queste ultime settimane è stato fondamentale e lui chiede ai giocatori di stare tranquilli, perché indubbiamente sta nascendo un po' di agitazione tra le file giallorosse. Çalhanoğlu controlla e questa volta non va né al tiro né al cross, si appoggia su Suso. Rodriguez atteso da Bruno Perez, Rodriguez va col destro, ancora cross non male, respinto due volte da Strootman e Manolas. Romagnoli in anticipo su Schick, poi su Nainggolan, Suso con decisione, il Milan ancora in possesso palla con Kessi. Biglia, largo perché sì, cross al centro, ancora Cutrone cercato, era arrivato pure Bonaventura, ha respinto la difesa della Roma, riparte Under che accelera, non lo tiene questa volta alle spalle Biglia, ma Under è da solo. Eh sì, molto più veloce dei suoi compagni che arrivano con colpevole ritardo. Perotti, punta che sì, si sovrappone Kolarov, il cross di Perotti profondo, Donnarumma la chiama e respinge. E ha subito anche fallo, più Romagnoli credo di Donnarumma, da parte di Schick. Sì, Schick ha cercato di tagliare l'area per andare a trovare la palla, è arrivato per primo Donnarumma, non poteva certo smaterializzarsi, era in velocità, non colpito, era volontario appunto questo impatto, colpito Romagnoli, forse Donnarumma non l'abbiamo visto bene da quell'immagine, si è visto chiaramente il contatto invece tra Schick e Donnarumma, il fallo era quello e dunque calcio di punizione battuto ora dal Milan con Donnarumma che cerca Çalhanoğlu che va alto più di lui Bruno Perez, in fallo laterale evitato però da Manolas con un buon intervento, quindi Riccardo Rodriguez allontana nella zona di Perotti che avrebbe anche potuto controllarla, invece cerca il colpo di testa, scambia con Nainggolan, ancora Perotti. Strootman, Manolas. Lezioso ridosso della propria area di rigore, rischiare in questo modo anche no, perché poteva gestire il pallone in maniera diversa, proteggendo il pallone e scappando dalla direzione dell'avversario. Si è rialzato Çalhanoğlu, la Roma avanza con Bruno Perez atteso da Rodriguez. Cross deviato dallo svizzero, non ha trovato lo spazio Bruno Perez, è ripartito il Milan con Bonaventura, la chiama Cutrone in grande condizione anche atletica ora in questa zona esterna. Marco Cherubini, sta per entrare Dzeko, hai novità? Sì, esce Nainggolan. Ah, cambio importante di Di Francesco anche dal punto di vista così
simbolico per il valore che ha Nainggolan all'interno di questa squadra e di questo gruppo. Forse ultimo pallone della sua partita del belga, che ora riceve di nuovo però da Kolarov, mentre è rimasto a terra anche un giocatore della Roma, ora Bruno Perez. Roma che continua in ogni caso a giocare mentre si rialza. Bruno Perez non inquadrato, era stato Rodriguez a lasciar perdere il pallone e andare sull'avversario. Qui il cross di Perotti sulla parte non occupata né dai giocatori del Milan né della Roma, recupera Rodriguez che poi rischia un po' sullo scambio con Bonaventura che lo mette in difficoltà. Under se l'allunga e chiude Romagnoli. Non esce più il pallone, sta pensando a qualche cambio anche Gattuso. Francesca, benvenuti a te. Oh, temo di sì, nel senso che ha mandato a scaldare Montolivo e le ultime indicazioni sono tutte per Bonaventura che deve accorciare e stringere. Ecco il cross intanto per Romagnoli, chiusura anche Donnarumma su Schick. Due volte intervento sul pallone, prima del difensore e poi del portiere della Roma, del Milan. Sì, è partito con una frazione di secondo in ritardo, Schick ha provato poi in scivolata. Anticipo di Strootman, altra respinta di Romagnoli che sta giocando un'ottima partita, anche di grande sacrificio fisico. Ora è rimasto a terra colpito dalla pallonata e Mazzoleni giustamente sa che il giocatore avversario della Roma in possesso palla non sta esagerando né simulando, il colpo è stato molto forte e interrompe il gioco. È un'opzione che l'arbitro si può tenere anche se non è un colpo alla testa, perché insomma l'infortunio è molto evidente. Sì, sul fondo schiena e qui gran palla questa volta di Kolarov, perfetta ad aggirare fuori dalla portata di Bonucci. Schick però non ha avuto l'idea, l'istinto di partire con una frazione di secondo in anticipo. La differenza tra lui e Cutrone sta un po' lì questa, ecco, sera. Esatto, hanno caratteristiche diverse, forse anche complementari i due. Giusto il cambio di Nainggolan? È in un periodo buio Nainggolan, non riesce a dare qualità e anche quantità, non è nel vivo del gioco, un giocatore che si deve ritrovare sotto il profilo fisico secondo me. Solo due gol segnati a questo punto della scorsa stagione, era già a quota 6 Raja Nainggolan. Francesco, benvenuti, il tuo intervento prima è stato interrotto dall'azione della Roma, puoi completarlo. Sì, e tra l'altro poco fa Bonaventura si è arrabbiato moltissimo anche con Cutrone, perché in queste fasi i tre attaccanti non retrocedevano per dare una mano in copertura e proprio lì si è sviluppato il maggiore pericolo creato dalla Roma. Sì. Ora 4-4-2 o 4-2-4 che dir si voglia, con quattro giocatori di chiara propensione offensiva per i giallorossi. Strootman lungo, preciso per Perotti. Donnarumma ha un attimo di attesa per valutare la traiettoria, poi la tiene bene. E qui non si sono capiti Calabria e Bonucci, e si era inserito molto bene Perotti, poteva anche secondo me cercare di stoppare la palla, lui che ha anche una proprietà tecnica notevole, ha lasciato scorrere il pallone, ma ben piazzato Donnarumma. Cecco, primo pallone della partita del Diamante di Bosnia, 34esima presenza su 34 partite in stagione. Di nuovo Francesca, benvenuti. Sì, vicino a Gattuso. Sì, perché il primo cambio invece sarà tutto offensivo, fuori Cotrone, dentro Kalinic. Abbiamo visto anche l'uscita di Nainggolan con uno sguardo, se c'è stato, appena appena con Di Francesco, eh? E probabilmente Gattuso si è accorto che in un'azione difensiva di Cutrone di qualche minuto fa il giovane attaccante rossonero non ha gestito bene la palla, sembrava un po' stanco ed è per quello che probabilmente ora lo sostituirà. Sì, è vero, la sensazione che ho avuto proprio sul pallone che lui ha giocato qui davanti alla panchina del Milan prima. È uno di quelli che hanno giocato anche in Europa League. E che non si risparmia nelle due fasi. Bruno Perez ritarda ancora, la recupera però su Çalhanoğlu. Strootman, Dzeko, centravanti arretrato, Under, largo, va sul destro per il cross lungo, non era male ma un po' troppo profondo. Sì, è andato di fretta, forse fin troppo, poteva anche cercare di allungare sulla linea di fondo per poi crossare nel mezzo, erano quattro i giocatori compagni suoi in area di rigore pronti alla deviazione, anche Pellegrini si era inserito con Schick, Dzeko e Perotti e qui il gol di Cutrone. Gol da bomber vero per Patrick Cutrone, ancora stradecisivo per il Milan con la sua
sesta rete in campionato alla decima partita da titolare, e lui centravanti titolare è qui, è tutta un'altra uscita rispetto a quella di Nainggolan. Grande abbraccio con Gattuso, ma è un altro momento per tutti, per il giocatore e per la squadra. Entra Kalinic che ha segnato alla prima di Gattuso contro il Benevento e poi nulla più dopo la prestazione con tanti errori contro il Torino, che in pratica segnò la fine del ciclo di Montella, che pure è stato quello che più di tutti l'ha voluto al Milan. E qui si è attardato nella gestione del pallone Bonaventura, è arrivato da De Toschi che gli ha rubato, ma non trova soluzioni la Roma, c'è poco movimento davanti. Pellegrini è andato a tentare il dribbling perché aveva alzato la testa ma non aveva trovato compagni a sostegno. Qui grande saluto di tutta la panchina per Cutrone. Profondità cercata da Kalinic, chiuso da Manolas che però chiude in fallo laterale. Sì, anche qui un po' arruffone Manolas, era in anticipo, aveva coperto bene, poteva gestire meglio la palla, ha avuto timore di Kalinic alle sue spalle. Poca sicurezza, poca autostima nei giocatori di Francesco. Bonaventura. Scambiato con Rodriguez e poi torna da Romagnoli, che con la Roma ha debuttato in Serie A, lanciato da Zeman, ha giocato 13 partite con una rete segnata anche in giallo-rosso. Bonaventura in profondità per il taglio di Kalinic, sempre pronto. Si era portato fuori posizione Strootman nel tentativo di andare a pressare in alto, lasciando scoperta la sua linea difensiva con Bonaventura in solitudine. Ora sembra aver perso le misure la Roma nella fase difensiva. Sì, è anche un po' stanca, meno brillante rispetto al Milan. Anche qui c'era un angolo evitato facilmente Strootman. Biglia sul tocco di Suso, largo Bonaventura, vicino Çalhanoğlu, di nuovo Biglia. Bonucci in verticale, la tiene Kalinic su Fazio, poi con l'esterno morbido Çalhanoğlu, su di lui Bruno Perez, cerca il cross ancora su Kalinic, anche su Suso, lungo per tutti. Sì, è rimasto troppo in laterale Suso, non è andato a chiudere verso la porta giallorossa alle spalle di Kalinic. Una grande fatica per i giallorossi nell'andare a recuperare palla, nel pressare, nel limitare l'azione dei rossoneri. Calcia lungo Alisson cercando di trovare la testa di Dzeko. La trova, c'è però la copertura difensiva del Milan. Avete visto immagini dei tifosi della Roma un po' sconsolati, disillusi dopo una grande accoglienza per la squadra, un grande sostegno per i giocatori e per la squadra, appunto, al di là poi delle contestazioni nei confronti della società. Ma sono due campi distinti. Çalhanoğlu attende troppo, tocco però per Kalinic. Ha aspettato troppo perché Kalinic si attendeva il pallone con anticipo, avrebbe anche dialogato poi con il turco ridandogli il pallone, ma ha atteso troppo Çalhanoğlu. Alisson messo un po' in difficoltà dal retropassaggio di Bruno Perez, che si resta molto avanzato, viene chiuso da Fazio, fermato poi da Biglia. Ultimi 20 minuti di una partita spaccata dal gol di Cutrone a inizio secondo tempo, dopo una prima frazione veramente bloccata e molto equilibrata e molto prudente da parte di entrambe. Chiede la palla lunga Schick, chiede il pallone lungo, si giocano a stretto contatto Dzeko e Schick. Siccome nella parte finale del match contro il Chievo, Bruno Perez, ecco il cross per il movimento di Schick, chiuso bene da Bonucci. Kalinic controlla bene, è entrato comunque con buona reattività, ma poi sbaglia malamente il passaggio nella zona di Suso. C'è Alisson che se la porta in area. Ha qualche problema Under, a mio avviso ha i crampi, non corre bene il giocatore turco. Sì, Di Francesco ha sottolineato che i dati anche fisici della partita, anche di Kharkiv, erano positivi, però la sensazione è che la Roma questa sera, in questo momento, sia proprio anche in difficoltà sul piano atletico. Poi può incidere nell'aspetto psicologico dello svantaggio, però la sensazione che arriva è quella. Marco Cherubini, hai anche tu questa impressione? Da assolutamente lì? Sì, e ti confermo, crampi per Under che ha chiesto il cambio, entrerà De Frel. Che buona chiusura di Strootman su Kessié. Pronto un altro cambio dunque,
Aldo Serena ha visto come sempre con anticipo le situazioni e in effetti anche Under, per quanto sia giovane, insomma, in questo periodo ha lavorato tanto dal punto di vista fisico. Però il cambio in attacco non ha dato soluzioni alla Roma. Dzeko a fianco di Schick, Schick leggermente arretrato al bosniaco, però ecco, per vie centrali la Roma non riesce a passare, non ha intraprendenza sugli esterni, perché Perotti sembra aver consumato le energie. 5 contro 4, il tocco di Calhanoglu per Kalinic, Alisson si salva e poi Romagnoli sul fondo chiuso da Manolas con un anticipo decisivo che tiene in vita la Roma. Ancora Alisson, monumentale. Sì, una parata strepitosa quella di Alisson, ancora una volta, ecco qua, tira in maniera perfetta, raso terra Kalinic, ma non angola forse molto il pallone, ma è andato a terra con grandissima rapidità. E poi con che forza l'ha tenuta col polso. Eh sì. Corner battuto dal Milan, vicinissimo al 2-0, al colpo del KO. Calhanoglu a cross che viene respinto corto nella zona di Piglia. Riccardo Rodriguez e poi Calabria, ultimo uomo. In questo secondo tempo non ha sbagliato un pallone Piglia, sempre di prima, regala il pallone ai compagni, ha sempre uno sguardo periferico in anticipo sui tempi di gioco. Fallo laterale da ripetere perché arriva il cambio che ci ha preannunciato Marco Cherubini. Esce stremato Cengiz Under, al suo posto entra Grégoire Defrel, che tra infortuni vari non è riuscito a dare l'apporto sperato anche in base alla cifra notevole che ha investito la Roma per lui, che ha segnato però in scioltezza il rigore nel finale contro il Benevento. Kalinic ancora in profondità per la giocata vincente e 2-0 e la posizione regolare. Calabria raddoppia il Milan su assist di Kalinic, momento d'oro per Calabria, a segno 2-0. Dopo un ottimo primo tempo Calabria è una ripresa nella quale si è alzato poco, qui ha fatto un'azione strepitosa perché ha avuto lucidità, proprietà tecnica, è andato ad attaccare lo spazio alle spalle della retroguardia di sinistra giallorossa e davanti a Alisson una scucchiaiata perfetta. È in corso il check da parte del VAR per la posizione di Calabria sul tocco di Kalinic, c'è qua in basso Bruno Perez, è al limite da rivedere sicuramente perché qualche dubbio c'è. Mi è sembrato che l'assistente non abbia segnalato, quindi in caso di posizione veramente dubbia e millimetrica varrebbe la sua decisione, ma anche su questo appunto mi riservo una conferma sul fatto che abbia tenuto bassa la bandierina l'assistente. Però Calabria ha esultato e Pazzolini va verso il centro del campo in attesa di una conferma definitiva che arriva forse da questo replay. Vediamo. Sì, posizione regolare per millimetri davvero. Sì, bravo anche Kalinic. Bandierina bassa, sì. Sì, bravo anche Kalinic a ridare il pallone a Calabria in maniera perfetta sulla linea di corsa con la giusta forza. Strootman lungo Romagnoli che aveva sfiorato prima proprio sulla situazione appena precedente creata da Kalinic e respinta prima da Alisson e da Manolas, il 2-0 che quindi è arrivato proprio con Davide Calabria, un altro dei giocatori rigenerati, lanciati definitivamente da Rino Gattuso. Qui cambia gioco in maniera perfetta, a 40 metri proprio sulla testa di Calhanoglu. È in grandissima forma, era stato il migliore contro la Lazio, uno dei migliori contro la Sampdoria. 3 assist in questo campionato, primo gol in Serie A alla 33esima partita per Davide Calabria. Il Milan insiste ora con Suso che punta Kolarov e Pellegrini, tocca per Kessié che può cercare ancora Suso che evita Perotti e anche Kolarov il cross con Calhanoglu a un passo dal 3-0. La Roma non sembra non esserci più, in precedenza Rodriguez è andato nel mezzo fra le maglie giallorosse con una facilità disarmante e anche Suso nell'area di rigore, qui in ritardo leggermente Calhanoglu con l'esterno destro non è riuscito a mettere la palla dentro. Milan padrone all'Olimpico, si sentono solo i tifosi rossoneri che sentono profumo di Champions a una settimana da un derby che si preannuncia infuocato. E ammutoliti i tifosi della Roma
dopo un primo tempo bloccato speravano sicuramente in qualcosa di diverso in questa ripresa. Esatto, ma neanche i cambi fino ad ora di Di Francesco hanno dato soluzioni nuove. Una Roma che è passiva dopo la prima rete, non ha avuto reazione. All'indietro Bruno Perez, uno dei più in difficoltà in questa serata, sia contro Çalhanoğlu che in generale anche in fase di impostazione. Sì, anche la gestione della palla abbastanza sorprendente in alcune occasioni, a ridosso proprio di rigore, con gli avversari che sono andati a pressarlo, lui è proprio rischiato in maniera enorme di regalar palla proprio vicino ad Alisson. Fazio, Strootman, Manolas, torna da Strootman, Romagnoli respinge su Schick, Bonaventura, velo di Kessi, lo ha capito Strootman, che tocca corto per Dzeko, che si gira chiuso con un intervento irregolare al limite, calcio di punizione per la Roma. Non è semparso un tocco deciso, ma forse sì, ecco qua la gamba destra, no, forse non c'è neanche, si butta a terra Dzeko, Romagnoli ritrae la gamba destra all'ultimo istante. Posizione in zona Kolarov, ha varie soluzioni lui da lì, compresa quella sotto la barriera che ha proposto a inizio campionato contro l'Atalanta. Qui la di rossonero Fassone e lo staff, lo status dirigenziale della Roma sono sicuramente due momenti e visioni diverse della situazione. Tra poco torneremo sulle due panchine, prima però il calcio di punizione per la Roma, c'è anche Pellegrini in zona che si allontana, sì, però, e lascia a Kolarov. Sì. Quattro giocatori rossoneri più due giallorossi ad allungare la barriera. Ecco Kolarov col suo sinistro sulla barriera, respinto ancora Kolarov, lo carica di nuovo centrale Donnarumma, e noi torniamo da Marco Cherubini. C'è un altro cambio per la Roma, Marco? Sì, l'ultimo cambio, entra Gerson ed esce Pellegrini, e prosegue sotto il profilo balistico la serata no di Kolarov, che non riesce ad alzare il pallone, poi anche sulla ribattuta colpisce in malo modo. Çalhanoğlu lungo per il fuorigioco questa volta di Kalinic, che però è entrato in maniera vivace in partita. Kalinic sì, perché è stimolato anche dai suoi compagni, è rapido, probabilmente la pubalgia è solo ora un brutto ricordo. Esce Pellegrini, anche lui molto deluso. È deludente, ti chiedo, Aldo? Sì, perché devo dire non hanno dato intensità nel primo tempo, hanno tenuto le posizioni, non si sono mai sbilanciati, però ecco, non hanno mai tirato verso la porta avversaria, lo ha fatto Pellegrini però in maniera non equilibrata dalla lunga distanza, un tiro che poi non ha neanche centrato lo specchio di porta. Insomma, i due interni di metà campo, Nainggolan e Pellegrini, quest'oggi hanno dato molto poco. Respinge Romagnoli, tredicesima presenza nona da subentrato per Gerson in questo finale di partita in cui la Roma deve recuperare due gol in 10 minuti più recupero al Milan, che sta pensando anche da parte di Gattuso a qualche cambio. Tra un attimo Francesca Benvenuti, prima l'azione di Kolarov che va al cross sul primo palo, Dzeko superato, respinge ancora molto bene Romagnoli, Fazio la tiene su Biglia e Kessi, largo nella zona di Perotti. Su di lui è uscito Calabria, il cross di Perotti viene deviato su Donnarumma che non rischia e mette in calcio d'angolo. Francesca Benvenuti, un flash a te. Sì, il cambio sarà Borini per Suso, ma quello che colpisce in questo momento è la mentalità che sta cercando Gattuso, continua a ripetere ai suoi giocatori di pensare, di riflettere, fa il segno con proprio mimando questo gesto. Si serve lucidità anche al Milan in questa fase, ha respinto bene la difesa sul calcio d'angolo di Perotti, Alisson tocca per Gerson. Sì, non è mai andata in sofferenza la retroguardia rossonera, perché è sempre ben equilibrata, le due linee molto strette, Biglia sempre in punto di riferimento davanti a Bonucci e a Romagnoli, sia nella fase di ripartenza che nella fase non possesso. Kolarov cerca il taglio di De Frel, c'è ancora Romagnoli, Bonucci, Biglia anticipato da Gerson,
che resiste anche alla pressione dell'avversario alle spalle. Cross di Perotti trova la respinta di Romagnoli in corner. Sì, è stato Bonucci a regalare un pallone molto difficile a Biglia, che era anche marcato. Cambio preannunciato da Francesco Benvenuti. Borini, altro ex di questa partita, entra al posto di Suso, decisivo ancora con un assist, il quarto del suo campionato, giocatore che ha segnato 5 gol con Montella e uno solo con Gattuso, però con Gattuso ha servito questo assist a Cutrone, quello decisivo in Coppa Italia, ha giocato con grandissima presenza anche organica, fisica questa sera. Sì, nella prima parte era partito sottotono, ecco, i primi 20 minuti ha giocato pochi palloni, i suoi compagni non lo hanno servito, poi però è cresciuto molto, soprattutto nell'azione del gol è stato fondamentale, anche grazie proprio a una non marcatura di Kolarov che gli ha lasciato ampio spazio. Entra l'altro ex Borini, 9 gol nella stagione di Luis Enrique con la Roma. Pronto il corner di Perotti. Sul primo palo Strootman, palla alta per Manolasca ed è via. Su De Frel, anticipato da Calabria. Bruno Perez, Çalhanoğlu interviene e può ricevere anche il rilancio immediato proprio di Borini, ma non la tiene in campo. E come anche a Kharkiv, su un calcio d'angolo, questa volta anche Manolasca poteva far meglio. È arrivato a tempo sulla palla e non è riuscito proprio ad avere un impatto preciso con la fronte. Sbaglia anche Gerson, recupera con calma che sì. Kalinic la perde. Calabria si fa sentire su Perotti. Fazio costretto a tornare da Alisson. Strootman. Spazi chiusi, Fazio, Kolarov, si muove De Frel, il tocco è per Gerson, largo Bruno Perez, esce Çalhanoğlu su di lui, Bruno Perez va sull'interno, non può crossare, trova Strootman però che prepara il tiro, poi cerca corto Schick, la chiama Donnarumma con lucidità, gliela lascia Romagnoli. Schick non ha i movimenti immediati della prima punta, non va a attaccare la porta, in questo caso ha fintato Strootman e ha fatto il colpo sotto. Bonucci si era anche staccato per bene alla pari di Romagnoli andando all'indietro. Concentratissimo fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo centimetro, Rino Gattuso. Kolarov. Perotti raddoppiato da Borini. Si è risvegliato negli ultimi minuti Perotti dopo essersi assopito per una decina, proprio è scomparso dal gioco. Incontro Schick, Bruno Perez che va al cross al centro De Frel, ma Bruno Perez colpisce ancora Riccardo Rodriguez, prestazione disastrosa al cross e non solo per Bruno Perez. Buonaventura in profondità Kalinic e in vantaggio Manolas, dunque Alisson torna indietro, era pronto a uscire comunque anche lui sul centravanti del Milan. E non c'è movimento senza palla, è in grande difficoltà chi della Roma appunto ha il pallone fra i piedi. C'è poco movimento ad attaccare la profondità, tutti fermi, quindi palla sui piedi, quindi azione prevedibile. Che sì. Borini lungo, Alisson respinge con precisione su Fazio. È una riproposta offensiva sempre articolata, sempre masticata quella della Roma, mai veloce, mai immediata. Perché forse hanno perso delle sicurezze e anche la stanchezza si sta facendo sentire. Dzeko prova a dare la scossa. Allarga per Bruno Perez che ci arriva. Può preparare cross, questa volta è buono. Respinto però ancora su Strootman al volo. Bonucci, De Frel, largo.
Torniamo sul prato da Marco Cherubini vicino a Di Francesco. Marco. Sì, perché è un po' deluso da alcuni giocatori. Uno fra tutti, Kolarov, dice non possiamo sbagliare così. Poi vuole che più che le imbucate centrali si vada sul fondo per il cross, visto che insomma lì davanti ci sono due molto alti che possono sfruttare i palloni alti, ma insomma è preoccupato di una Roma che non mostra lucidità, anche se insomma anche un po' stanca. Sì, e sono preoccupati, li avete visti anche Francesco Totti, DS Monchi, Baldissoni, insomma. In quei corsi in precedenza chi era andato a saltare di testa? Biglia, che si era allineato con Bonucci e Romagnoli ed aveva anticipato tutti. Kolarov, avete sentito anche Di Francesco un po' sfiduciato per la prova del serbo, appunto uno dei più difficoltà anche dal punto di vista fisico in questa serata della Roma, e di conseguenza poi su quello tecnico. Perotti aggira Borini, va al cross per Dzeko, anticipato ancora. Però il solito Romagnoli. L'attenzione, la collaborazione dei giocatori di Gattuso è massimale, tutti attivi dietro la linea della palla, sempre attenti, concentrati, vicini l'uno all'altro, pronti nell'andare al raddoppio. Palla larga per Perotti, fermato da Calabria, che sì, ne ha ancora le energie come per fermare l'azione, ripartire, guadagnare il calcio di punizione e chiamare avanti i suoi. Abbiamo visto come si siano difesi ancora una volta con Borini, a stretto contatto con Calabria, vicini i tre, che si Calabria, Borini sul settore di destra a formare un blocco unito. Altro cambio per il Milan in arrivo, Francesca Benvenuti. Sì, sì, è quello di Montolivo che prenderà il posto di Bonaventura. Pronto a entrare Montolivo, avete visto Di Francesco, è chiaro che una prestazione di questo tipo con gli scenari che si aprono poi rischia di inclinare un po' anche, no, la posizione di Francesco, non in assoluto, però anche per il fatto che ha preso decisioni forti, no? L'esclusione di De Rossi, di Florenzi, il cambio di Nainggolan, finora il campo non lo ha supportato poi. Ma soprattutto una squadra che fa fatica a reagire quando subisce gol, è una squadra che non ha la forza per ribattare il risultato, ecco. Spesso è capitato anche poi a Kharkiv. C'è ancora tempo, ci sono ancora minuti e secondi finali a disposizione della Roma, che però l'ha persa di nuovo con il tacco di Kalinic sul tocco di Borini, che si largo per l'inserimento di Çalhanoğlu in fuori gioco. Aveva tagliato molto bene la strada Bruno Perez, ma è partito leggermente in avanti, segnalazione che è arrivata subito dall'assistente Preti e che sembrava, e mi sento di condividere almeno a velocità reale, vediamo se la conferma è anche con replay. Sì. Di pochissimo oltre, ma è un Milan che riparte sempre, come ha la possibilità, cerca sempre di riandare a far male alla Roma con verticalizzazioni immediate. Esce Jack Bonaventura, entra al suo posto Montolivo per questo minuto finale più recupero. Montolivo titolare contro il Ludogorets. Rimpallo di Çalhanoğlu su De Frel e fallo laterale per il Milan. Anche Bonaventura accolto in panchina da tutti i suoi compagni con grande entusiasmo, e c'è uno spirito veramente collettivo di grande unione che Gattuso e i risultati poi hanno riportato. Come è cresciuta anche la condizione atletica, la squadra si è ritrovata nella convinzione mentale e da poi anche sotto il profilo tattico. Iniziano ora i 4 minuti di recupero. Calabria, Kalinic ancora, la tocca bene per Çalhanoğlu che non gli ritorna in maniera abbastanza e altrettanto precisa. Alisson in fallo laterale. Alisson era al limite dell'area di rigore, se il pallone fosse stato dato la misura giusta a Kalinic probabilmente avrebbe fatto gol con un pallonetto, perché il portiere bresiano non sarebbe potuto rientrare vicino alla linea di porta. Avevi fiducia nelle qualità balistiche di Kalinic, pallonetto da lì. Beh, devo dire che aveva anche molto spazio, quindi non era propriamente molto difficile. Sì, è vero. Non sarebbe stato molto difficile. È vero. Rodriguez fermato con un fallo da
Schick, quante responsabilità dai a Schick e quante alla squadra per non averlo supportato? No, devo dire che la Roma secondo me è stata sottotono di gran lunga, poi nella ripresa è andata in grandissima sofferenza, pochi palloni ai giocatori d'attacco, sembrava ben ispirato Schick. È certo però che è un giocatore che deve, se vuol fare la prima punta, deve cominciare a muoversi anche senza palla in area di rigore, a cercare a braccare, e come ha avuto oggi lo specchio dalla parte opposta. Cialanoglu va al cross per il destro alto di Borini, un passo dal gol dell'ex in una situazione praticamente identica a quella che invece aveva trasformato in Coppa contro il Ludogorets. Gattuso si lamenta perché voleva il 3-0, voleva il trionfo totale, addirittura chissà, magari il vantaggio negli scontri diretti sulla Roma in caso di arrivo ravvicinato in zona Champions, che resta comunque distante ma non così lontana e improponibile per il Milan. Virtualmente mancano ancora 2 minuti e 15, c'è tempo teoricamente per la Roma per rientrare nella partita. Comunque Gattuso sicuramente la voleva chiudere definitivamente. Dzeko allarga per Kolarov, su di lui Calabria, il cross arretrato che si in chiusura, Calabria allontana. È una Roma che si è sciolta, che non fa le cose con giudizio e con convinzione. Anche questo pallone messo in mezzo da Kolarov non è stato fatto con precisione verso i propri compagni. Ancora Kolarov al centro, Dzeko sul primo palo, cross Sbilenko, e la fotografia della serata di Kolarov e della Roma. Tutta la panchina del Milan in piedi, qui vediamo l'azione precedente, Aldo. Sì, sull'errore clamoroso di Gerson, qui regala un ottimo pallone Cialanoglu e non riesce a tenere la palla bassa. È vero che stava anche rimbalzando il pallone, però qui se si fosse coordinato bene andando con il corpo sopra la palla sarebbe riuscito a tenerla bassa. Ma Gerson, altro errore clamoroso, è proprio errore tecnico questo e anche di concetto. Vuol dire che la squadra, anche i giovani, anche i nuovi che sono freschi e sono entrati in campo, non hanno dato il contributo, perché proprio è una condizione mentale collettiva che non funziona. Perotti pronto al cross, chiuso in calcio d'angolo da Calabria. Tutta la panchina del Milan in piedi con l'attesa per il fischio finale, ma ci sono ancora secondi da giocare. La Roma in avanti con Kolarov che va al cross, che viene deviato nella zona di Fazio, anticipato bene da Bonucci che guadagna anche il calcio di punizione. Cerca di discolparsi Fazio, che è andato sul pallone, poi forse con il braccio ha sfiorato Bonucci. Grandissima partita di Bonucci e Romagnoli, hanno sempre lavorato in coppia, concentrati, attenti sui cross, non hanno mai avuto problemi, poi soprattutto anche nella gestione del pallone hanno sempre dato sostegno a Biglia, formando quel triangolo di giocatori che hanno un'ottima tecnica. Se ne va sorridente Marco Fassone. Sul rilancio di Donnarumma, il fischio finale che celebra il successo del Milan all'Olimpico. Tra i fischi dei tifosi della Roma esulta tutta la panchina, e Rino Gattuso lascia la vetrina ai suoi giocatori, a Patrick Cutrone, grande protagonista anche questa sera con il gol del vantaggio, poi il raddoppio dell'altro giovane Davide Calabria. 2-0 per il Milan, che si porta a 44 punti assieme alla Sampdoria in sesta posizione. La zona Champions è distante 7 punti ancora, la Roma è fuori dalla zona Champions, il Milan nel derby di domenica prossima può avvicinarla ulteriormente. Intanto si gode questo meritatissimo successo. Super spot. Nuova Jeep Compass, tecnologia che ci semplifica la vita. Oggi Jeep Compass, con sistema anticollisione frontale e mantenimento corsia, retrocamera, navigatore da 8,4 pollici, con Apple CarPlay Integration, tua a 26.000 euro. Sta diventando buio per girare! Dov'è Jürgen Klopp? Qual è il problema? C'è ancora luce fuori. 30% di